E nel frattempo il Premier Letta continua a chiedere le dimissioni del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli a seguito delle sue affermazioni nei confronti del ministro Kyenge. In proposito abbiamo sentito l'opinione del segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini. Siamo partiti da un errore come Lega perché è stata una battuta inutile da evitare. Dall'errore da cui siamo partiti la reazione di tutto il resto del mondo, politico e giornalistico, è stata talmente spropositata, folle, demenziale, che la gente adesso che incontro per strada dice però avete ragione. Nel senso che il problema dell'Italia non è la battuta sull'orango, sul ministro, il problema è che cosa sta facendo o non sta facendo il governo. Cioè una mazza, il problema è la benzina più cara d'Europa, è l'IVA più alta d'Europa, sono il debito pubblico più alto d'Europa, eccetera, eccetera. E per tre giorni si è parlato solo della battuta di Calderoli sulla Kyenge. Quindi da quello che era un errore, di cui peraltro Calderoli si è scusato, si è scatenato un cancan, un polverone indegno, anzi degno da paese delle banane, che secondo me la gente ha portato la gente alla nausea. Cioè parliamo di robe serie. Quindi chi ha chiesto le sue dimissioni ha chiesto troppo, ha sbagliato? Adesso, se c'è qualcuno che si dovrebbe dimettere, è il Premier Letta che sta portando il paese nel burrone. Quindi fa più danni una battuta o fa più danni un provvedimento economico che lascia in mezzo a una strada migliaia di persone? Cioè, fa più danni Calderoli o ha fatto più danni la Fornero, per intenderci. Quindi lasciamo perdere.